Prima di tutto, dobbiamo capire le fave fresche sono deliziose anche mangiate crude. Magari accompagnate dal formaggio pecorino, ma cotte alla perfezione sono l'ingrediente ideale di piatti straordinari. Essendo appunto fresche, non sarà necessario la lunga fase di ammollo. Il top sarebbe usarle per preparare un primo. Ingredienti. Puliamo le fave eliminando il baccello, poi, con un coltello, tagliamo la parte superiore. Sbollentiamole in acqua bollente per 2 minuti circa. Poi scoliamole e trasferiamole in una ciotola con acqua fredda. Schiacciamo le bucce per fare uscire le fave, oppure teniamole così come sono se sono piccole e tenere. Prendiamo una padella, versiamo dell'olio d'oliva e aggiungiamo i cipollotti affettati. Lasciamo soffriggere a fiamma bassa fin quando non appassiscono. Aggiungiamo le fave, regoliamo di sale e insaporiamo con qualche foglia di menta. Copriamo e lasciamo cuocere per pochi minuti, aggiungendo mezzo mestolo d'acqua calda quando le fave si asciugano. A cottura ultimata aggiungiamo del pepe nero e della menta fresca. Buttiamo a cuocere la pasta e, una volta pronta, uniamola al condimento. Servire calda. In commercio ne troviamo di due tipi. Le ingredienti. Prima di tutto mettiamo in ammollo le fave secche in una ciotola con abbondante acqua fredda per circa 12 ore. Meglio metterle la sera per cuocerle il giorno successivo. Scoliamo le fave. Sciacquiamole sotto l'acqua corrente e mettiamole a cuocere in una pentola capiente, coprendole a filo con l'acqua e aggiungendo 3 foglie d'alloro. Copriamo la pentola con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso per almeno 2 ore, aggiungendo, se necessario, altra acqua calda. Eliminiamo la schiumetta con una schiumarola. Nel frattempo laviamo le cicorie sotto l'acqua corrente e lasciamole scolare, poi eliminiamo con un coltello la parte più dura, quella bianca, nella parte inferiore che tiene insieme le foglie. Scartiamo anche le foglie più rovinate. Sbollentiamo per qualche minuto le cicorie velocemente in acqua bollente salata, poi scoliamole e teniamole da parte. Intanto le fave avranno terminato la cottura, saranno pronte quando si sfalderanno facilmente e col cucchiaio cercheremo di ottenere un purè dalla consistenza grossolana. Aggiungiamo sale e componiamo il piatto tradizionale di fave e cicorie diviso a metà, condiamo il tutto con un filo d'olio extravergine d'oliva e serviamo con pane caldo. Abbiamo sempre fretta? Le fave congelate sono la scelta più veloce, non richiedono pulizia o lunghi tempi di ammollo. Se le frullate con un frullatore a immersione insieme a un filo d'olio extra vergine e un po' della loro acqua di cottura, accompagnano alla grande un semplice filetto alla piastra o diventano una salsa homemade. La cottura al vapore è semplicissima, ma soprattutto ci assicura fave morbidissime da usare a nostro piacimento. Ingredienti. Dopo aver sgranato le fave ed eliminato il picciolo, eliminiamo anche la buccia esterna. Mettiamo una pentola sul fuoco con acqua e, quando bolle, appoggiamovi sopra un piatto con le nostre fave che lasceremo cuocere per 15 minuti. Lasciamole poi intiepidire e il gioco è fatto. La perfetta dolcezza delle fave si abbina perfettamente al sapore intenso della pancetta. Unendoli otterremo il connubio ideale sia per condire un piatto di pasta, sia per accompagnare un secondo. Possiamo usare le fave fresche, che dovremo sgranare e pulire, poi mettere da parte. Affettiamo una cipolla bionda sottile e mettiamola a rosolare con un filo d'olio extravergine d'oliva in una padella capiente. Appena la cipolla appassisce, uniamo la pancetta tagliata a listarelle e lasciamo rosolare. Dopo pochi minuti possiamo aggiungere le fave, bagnare con un bicchiere d'acqua e coprire con un coperchio. Lasciamo cucinare per 20-30 di minuto e serviamole calde. Se dovete stare attenti alla linea, potete cimentarvi in una gustosa insalata di fave alla maniera sarda. Un'idea per tutti quelli che si chiedono un altro piatto goloso della cucina sarda si chiama Fabia Ribisari e si tratta di fave con il lardo. Dopo l'ammollo, lessiamo le fave in acqua salata con il lardo a pezzi, scoliamole e condiamole con aglio, olio e peperoncino. Si mangiano rigorosamente fredde. Se non sapete,